e siamo nel cuore pulsante con tanta musica. Barbara, parlaci un po' di questa rassegna qui. Allora, è nata come l'idea di fare una versione dedicata alla musica di Pop Up The Sunday, che è un market già esistente dedicato alla musica ma anche al design, all'aspetto anche live o DJ set della musica, della fruibilità della musica. Data diciamo la concezione molto europea di questa edizione del Medimex, abbiamo pensato di fare una partnership con l'Independent Label Market di Londra, che è un marchio che riunisce una serie di etichette tra le più importanti di quelle indipendenti di tutto il mondo, e quindi abbiamo portato qui una selezione di etichette straniere, italiane ma anche pugliesi, quindi c'è un nuovo modo di fruire la musica, di acquistare la musica, che è direttamente proprio dal produttore, se vogliamo, quindi direttamente un contatto diretto con le etichette discografiche. Abbiamo qua un sacco di etichette pugliesi che fanno tantissimo in termini di produzione, sono anche diciamo esportate, ma anche etichette straniere. Abbiamo qua ad esempio Rough Trade di Londra con il figlio del fondatore, quindi Tom Travis e Paul Jones, che è anche un ex membro degli Elastica. Poi c'è Paradise Bangkok, che viene sempre da Londra, e la sua produzione è praticamente dedicata alle sonorità asiatiche vicine alle scene soul, funk o disco. La Manneken di Alessandro Adriani, che è un italiano che vive a Berlino, che è etichetta del mese per Resident Advisor, e tante altre realtà italiane molto molto interessanti. Ecco, molto importante anche perché Medimex si occupa appunto dell'industria musicale, quindi il discorso di espandere appunto questi marchi indipendenti che non sempre hanno luce, hanno spazio sui circuiti normali. Esatto, è una cosa molto importante proprio per la promozione delle etichette stesse, che magari per diciamo dinamiche differenti rispetto, sicuramente differenti rispetto alle major, hanno appunto dinamiche proprio diverse per promuoversi, quindi queste sono occasioni che mettono in contatto direttamente il fruitore con l'etichetta senza passare dal distributore, che diciamo è il negozio di dischi banalmente. Ecco, sicuramente sono strumenti in più rispetto a quello che magari c'era in passato per i giovani che vogliono affacciarsi al difficile mondo della musica. E ripeto, è un modo differente di fruire della musica, ed è bello perché appunto un fruitore, cioè colui che acquista i dischi, i vinili o che è semplicemente curioso, si affaccia e dà un contatto diretto proprio con chi li produce, e quindi riceve delle spiegazioni molto più accurate e sentite, se vogliamo. Che è la cosa molto importante. Sto vedendo molto interesse, tanti giovani, c'è anche qualche chicca, magari qualche rarità. Sicuramente sì, ricordo sempre Paradise Bangkok, che oltre alla sua produzione ha una serie di dischi usati reperiti in giro per il mondo, quindi tra il Pakistan, il Bangladesh, la Thailandia, e sono tutti dischi di produzione dagli anni 60 agli anni 80, quindi dalla scena garage, punk, soul fino alla disco music, prodotta proprio in quei paesi in quegli anni lì, quindi una scena altrimenti a noi sconosciuta. E poi ci sono dischi di collezionisti nella parte dell'usato, che arrivano a costare anche 1500 euro, quindi delle vere e proprie rarità, insomma. Quindi risparmiamoci viaggi a Londra o in Oriente, perché qui troviamo il meglio, diciamo. Sì, qui c'è insomma sicuramente una bella fetta, e diciamo per i curiosi, i fanatici o appunto gli semplici appassionati, sicuramente c'è tanto da scoprire, ed è bello poter divulgare e condividere la musica anche in questo modo. Ok Barbara, complimenti e grazie. Grazie mille a voi.
torni in digitale, oltre chiaramente ai concetti che sono il io penso che ogni 8 anni ci sia un rimescolare, no? Un grande rimescolare, e sta avvenendo anche in questi anni qui. Lo vediamo con le vendite dei vinili che sono tornate, esatto, perché magari il CD non compra più, però il vinile è bello, no? È proprio bello da vedere, è grande, è bello, che suona, lo senti in un'altra maniera, anche perché il CD, per quanto possa essere in alta qualità, non potrà mai essere. Non gli vuoi bene. No, non gli vuoi bene, è freddo. È freddo. Come mi vedo? Io penso che One Note mi abbia dato una scossa. Io avevo bisogno di uno spazio per fare ciò che probabilmente io so fare meglio, ed è il soul. E quindi io vorrei provare a tornare sulle mie radici, a ripartire anche dal piccolo club e vivere di quello. Secondo me sarebbe una cosa bellissima. Sarebbe magnifico. Senti, non pensi che l'idea sia difficile trovare, però se vuoi fare cose nuove, moderne, tra quelle che scrivi tu, degli autori con il soul dentro? Esatto, ed è quello che sto facendo, oltretutto. Sono pochi perché sappiamo perfettamente che il mercato è difficilissimo, e quando fai soul, diciamo che l'area generale che tira è una ragazza del soul non funziona. Cioè pensate a quel poveraccio di Soul System, hanno vinto X Factor e sono svaniti. Perché la Sony non sa che farne. Cioè, esatto. Ma com'è che io saprei con cosa fare? Io lo saprei che faccio. Ma chiama Ben Ghetta e fai un futuring pazzesco con dei ragazzi che hanno una voce pazzesca. Cioè, non lo so proprio. Anche con questo. Sì, capito, cioè, senza arrivare per forza a Ghetta. Però si possono, cioè, magari ci vuole solo un po' di voglia. Sì, anche meno di incastri forzati. Vabbè, non ritrovo la voce così strana in altre persone. E quindi magari un giorno potrei pensare di fare il doppiaggio, potrei fare radio, potrei essere la voce di un programma radiofonico, magari suono, chi l'ha detto? Dove te le canto e te le suono anche. Non si sa mai. Beh, e siamo con Antonino, grazie di essere qui e ci fa molto piacere averti qui al Medimex. Grazie a voi. Allora, un esponente del soul, come nasce in te questa grande passione? Da sempre, il soul è un'attitudine. Mio padre mi ha sempre detto, il soul o ce l'hai o non ce l'hai. E chiaramente negli anni ho sviluppato sempre di più questa passione per la soul music fino ad oggi, fino alla grande esperienza come Web Notte. Ma qualche disco che magari in casa circolava, perché ovviamente in radio è difficile ascoltare, tranne su qualche canale particolare. Sì, beh certo, diciamo che la musica soul gira su Capital, gira su Radio Monte Carlo, o comunque sia gira tarda notte, forse ecco. Perché il soul ti dà l'idea, insomma, della notte. Sì, in casa sono sempre circolati grandi dischi come Marvin Gaye, come Etta James, come, non so, Wilson Pickett. Dei miti assoluti. Ecco, parliamo invece di Web Notte con Ernesto Assante, che ha moderato questo incontro qui al Medimex. Com'è stata questa esperienza? Cosa ti lascia dentro? È una grande esperienza, è un'esperienza che mi ha arricchito, che mi ha dato nuove consapevolezze. Avere una rubrica soul nel programma di giornalisti musicali più importante d'Italia è una cosa che ti fa crescere molto e ti fa stare bene. E ti fa essere un artista a 360 gradi? Beh, sì. Verso il soul però. Certo, poi la radio è anche molto formativa, è bello da fare. Molto, molto. Senti, parlami io voglio sapere, sono un po' un curioso, qual è il primo brano che hai provato a cantare in una sala di registrazione? Oddio, il primo brano che ho provato a cantare in una sala di registrazione credo sia proprio Sexual Healing di Marvin Gaye, quindi rimaniamo assolutamente sul pezzo. Quindi non sei andato su un genere magari commerciale, giusto per assecondare magari i desideri dei discografici? No, io ogni volta che sono entrato in studio l'ho fatto perché avevo qualcosa da comunicare. Se poi il brano che riesco a produrre incontra i gusti dei discografici piuttosto che gli addetti ai lavori, sono ancora più felice. Magari viene scelto o non scelto, però una volta che entri in studio devi lasciare fuori tutte queste dinamiche, altrimenti non riesci a comunicare nulla.
Certo, perché è sempre difficile essere un artista, voler fare la propria musica, ma dover fare i conti con l'industria, che purtroppo è tiranna. È in forte crisi oltretutto. Beh sì, è difficile, però io penso che finché si rimane se stessi e al pubblico dai la verità, perché il pubblico capisce quando un progetto è vero, è puro, ti arriva, oppure semplicemente di plastica. Quindi l'ultima decisione rimane sempre al grande pubblico. Altrimenti rimane qualcosa di evanescente, che sparisce. Che non serve. Per quanto riguarda invece l'esperienza di Amici, cosa ti ha lasciato e perché hai deciso di fare Amici? Beh, Amici mi ha dato tutto, è stata la prima palestra di vita di questo mondo artistico, e quindi ho un ricordo grandioso e lo rifarei domani. Che cosa mi ha lasciato? Sicuramente il senso del lavoro, del rimanere con i piedi a terra e umiltà e lavoro tanto. Affrontare con serietà tutto. Certo, certo. Hai un progetto per il futuro, magari particolare, magari difficile da realizzare? Ma ci sono un po' di cose che stiamo valutando e sarei felice di riparlarne magari quest'inverno. Vediamo se riusciamo a dar luce a qualcosa di buono. Perfetto, allora ti seguiremo e aspetteremo con ansia. Grazie, grazie. Grazie a te. Ciao. Forse sto morendo solo per dispetto, forse vivo in un'altra dimensione. We'll be right back.
Thank you.
Carlo Chicco, due paroline per Iggy. Incredibile, cioè, aspettavo questo momento da tantissimo tempo. Io l'ho visto 10 anni fa, credo, nel Salento, però vederlo stasera qui a Bari per la prima volta è stata un'emozione fortissima. Poi con questa scaletta, quindi tutti i pezzi di Stooges, l'ho trovato in grande forma malgrado i 70 anni. È resistito fino alla fine, e il fatto che lui poi abbia fatto un pezzo in più rispetto alla scaletta che aveva consegnato alla stampa vuol dire che aveva piacere a stare sul palco, voleva restare, infatti è stato fino alla fine. Quindi diciamo che porterò sempre questo ricordo nel mio cuore. Ti ringrazio. Grazie a voi, ciao. Delirio totale con Iggy Pop. Luca De Gennaro, impressioni a caldo, due parole per Iggy. È straordinario, nel senso che uno che ha 70 anni ancora ha questa voglia di stare sul palco, questa energia, insomma, data che lui dà alla folla e che poi riceve dalla folla, uno scambio, è una cosa straordinaria. Iggy Pop è uno dei più grandi performer viventi, ancora viventi. Certo, grazie, ciao. Ciao a voi. Beh, le emozioni dei Marlene Kunz sono enormi e vi abbiamo seguito sempre. Oggi Iggy Pop, che impressioni hai avuto? Ma sai, si è tutti un po' qui ammirati, no? A guardare un settantenne che ha questo tiro, che ha questa energia. Ad arrivarci, eh? Scusa? Ad arrivarci, in quella forma lì. Sì, sì, con ogni probabilità tutti i musicisti rock che lo guardano si augurano di poter essere longevi allo stesso modo. Sì, è la cosa che sorprende di più. Poi la band suonano bene, molto, gira, tutto gira bene come deve essere, quindi è figo. Tanta energia e tanto carisma. Voi invece che avete in programma? Fra un po' saremo completamente immersi nel processo creativo di un nuovo disco. Abbiamo iniziato molto lentamente, con calma. Uscite in autunno? No. L'anno prossimo? Sì. Ok, ci vediamo, grazie. Grazie, prego. Fabio Losito, ciao. Reduci da quasi 2 ore di emozione con Iggy Pop. Sì, una serata che entrerà nella storia di questa città. È stato un momento in cui la musica davvero ha vinto su tutto e su tutti. La gente è venuta, ha partecipato, Iggy ha trasmesso un'energia pazzesca e anche una voglia di vivere che appunto resterà nell'aria dopo aver appunto visto quanta gente è venuta e aver dato vita a un momento inedito proprio nella storia di questa città, che da tempo non vedeva un momento di vita. Questa volta ne è arrivata davvero una valanga. Una grande vittoria, poi tutto dal punto di vista della sicurezza tutto perfetto, una macchina organizzativa perfetta. Sì, sì, una macchina organizzativa complessa, si è avuta comprensione del momento, si è riusciti ad entrare in maniera ordinata, a vivere un concerto rock nel senso più stretto del termine, con gioia e senza alcun momento di paura o di timore. Ti ringrazio. I'm back to school, you teach your fools, and thanks to you, I graduate a semester. What if I choose to keep it and lose? Y'all can't see cool, and when they ship up, and when they ship up. I can be the
fuori aria soffocante. Io respiro ed il mio corpo percepisce che tu sei distante. Un altro giorno tra i ricordi, tra gli stessi quattro carte sordi, l'ultima del vivere un mio restante. Il mio cuore era chiuso in una cassa, un piatto, un pianoforte, un urlante. E resto in volo, non ascolto le parole di coloro che mi danno nella merda danzante. Ma tu fossero qua e là, ho seduto dal mio talento. La negatività si espande, elimino e purifico ogni minimo limite. Ed è evidente che ogni critico sta al di fuori dal confine che è dei limiti. So che l'odio è devastante, ma l'amore è sempre stato. Per questo sono un amante, ed amo te pari, ed ogni tuo perché e tu lo sai com'è. Tutto scorre a fatica, tutto scorre a fatica. Tutto il mondo corre in salita, sento il controllo scivolarmi dalle dita. Scorre a fatica, tutto scorre a fatica, e tutto il mondo corre in salita. Tutto scorre come Eraclito, anche se è un concetto un po' diverso. Per questo che fatico ad adattarmi all'infinito di ogni vizio costante. Restare sordo ad ogni falso grillo parlato, restare indifferente ad ogni falso amico, indifferente ad ogni falso amico, indifferente e basta. Guardando pure al fatto stesso che ogni volta che ascolti un mio pezzo mi chiedo, ma hai capito? Basta, certe volte ascolto troppo, mentre sentire ormai è un fenomeno di massa. Scoppio, nessuno cazzi un dito, per questo che vi invito ad apprezzare chi ringrazio. Grazie. Per un po', dopo un po' mi hanno chiacchierato. Senza il gusto delle cose. Queste sorte frasi d'amore. Queste solite frasi scontate. Poi c'è chi chiama sempre quando vuoi dormire. Chi mi parla è tu. Senza un riferimento, com'è un mondo tutto spento, è un mio cammino. Non lasciare tracce nella notte, la mia anima comprende. Quando il mio corpo piange, capirà. Thank you.
abbiamo l'ultimo brano, poi salutiamo. Grazie a tutti, ci vediamo presto, grazie. Grazie a voi. Davide Sciocchi, Serena Brancato, Aide, Sammy Bugio, keyboards, Emanuele Trillian, bass, Dario Panza, on drums. Grazie a tutti, grazie a Medimax, grazie a questo meraviglioso teatro, grazie a Paolo. Questo è l'ultimo pezzo, si intitola Dopo la pioggia. Buonanotte, grazie, buon concerto. Grazie.